Il problema degli stalker, dei bulli in internet è molto forte. Purtroppo ci sono molte persone che magari non si riescono a fare una vita, non sanno che fare, non hanno molta stima di sé e vogliono ridurre gli altri al loro stesso livello. Allora oggi parlerò ancora una volta degli haters, degli stalkers e dei bulli in internet. Qui il vostro Senten Chan, care amiche ed amici, iniziamo subito al volo. Dovete sapere che io sono stato bullizzato dal 2016 al 2018, forse pure su Facebook, ed è incredibile perché quel profilo di Facebook io ce l'ho dal 2013 e non mi era mai successo nulla prima. Finché ad un tratto una persona o due, magari con tanti profili, si sono messi a fare un sacco di domande, ma un sacco di domande. Il profilo che avevo prima, avevo un profilo dal 2010 o forse dal 2007, purtroppo me l'hanno cancellato perché quelli di Facebook hanno visto che io caricavo sempre foto mie, video miei di YouTube, eccetera. Allora avranno detto: è un secondo account. Io nel primo account di Facebook, quello più vecchio, avevo superato i 1000 o 2000 contatti. Poi con questo account di Facebook sono arrivato di nuovo a averne 1000, ma come sempre succede, il 90% non parlano italiano e il 50% non sono europei, quindi io mi comunico soltanto con 28 persone, delle quali con costanza circa 2 o 3. E che è successo? Che poi anche c'è stato un bullo che mi ha perseguito in Instagram dal 2017 al 2018. E questo tizio era un tizio molto strano, diceva di avere 20-25 anni e lui non metteva la foto del profilo, e non gli voglio fare propaganda. Metteva come nome il nome di un attore italiano della commedia anni 70 e 80. Questa persona mi tartassava, mi chiedeva ogni volta: fai un video rispondendo alle mie domande, voglio vedere un tuo video in internet, fai un video in YouTube, rispondi alle mie domande. E allora io ho acceduto varie volte, soltanto che ogni volta la sua lista di domande era del tipo: hai mai mangiato il pollo con la maionese? Hai mai mangiato il pesce con la senape? E alla fine non ho più resistito, gli ho risposto con ironia in un video, però il video gliel'ho fatto. Allorché lui si è arrabbiato e ha iniziato a insultarmi, e io con quella persona ho tagliato. Poi ha chiuso pure il suo profilo di Instagram, non si è più fatto vedere, però rispondeva ormai agli insulti. E agli insulti voleva che io gli facessi un altro video. È stata una cosa. Poi poco tempo fa, a fine 2018, riappare un altro profilo con l'immagine di un attore italiano. Non dico neanche questo nuovo attore chi era, ma suppongo che era sempre lui. Insomma, mi hanno scocciato da Instagram con due account differenti. E ogni volta l'account lo chiudevano, non so perché, magari avevano avuto problemi con altri oppure perché non volevano farsi riconoscere da me, non lo so, ma ogni volta mi dicevano che dovevo cambiare location, che facevo i video sempre dallo stesso luogo, che parlavo delle stesse cose, insomma, però non mi chiedevano ormai più di trattare di temi, di argomenti, eccetera, con le buone, ma lo facevano direttamente con le cattive, con gli insulti, addirittura con le minacce del tutto vane. Beh, in questo modo mi hanno scocciato un po' di tempo, tanto è vero che la seconda volta che una persona mi contatta con il nome di un attore ho già capito che si trattava di quella persona. E l'ho bloccato direttamente, poi non l'ho più sentito. Però veniamo a noi, perché ho avuto da fare e sono un po' uscito. Veniamo a noi. Adesso su YouTube mi ha iniziato a scocciare 2 settimane fa, 2 settimane e mezzo fa,
una signora che sembra che è della Hawaii, che parla in inglese, che già da 1 o 3 anni, non dico il nome anche perché non starebbe bene, gli farei pubblicità, però da 2 o 3 anni mi segue su YouTube, mi dice: ah, tu sei bravissimo, tu sei un bravissimo youtuber italiano, ti seguiamo tutte nella Hawaii, lei c'ha una figlia, fa le foto lei e la figlia, mi sono iscritto a 2 o 3 canali suoi di YouTube, c'aveva 4 o 5 profili di Instagram, sta in tutte le reti sociali, sta pure in Facebook, non so quanti profili c'ha lì, lei, la figlia, pagine, gruppi. Però sono andato a vedere ed è una sficata pazzesca, nel senso che sembra che non se la fila nessuno, per dirlo con eleganza. Cioè, metti il caso che c'è un canale con 150-180 video, io posso capire che magari sono canali che non sono molto frequentati, che lei non invita gente, non fa pubblicità nei social media, però sono dei canali che ogni video c'è 0 visualizzazioni o 2, 3, 10 visualizzazioni al massimo, e magari sono video, non so se di 5 o 10 anni, ma voglio dire, i miei video, quelli più sficati, hanno fatto 200, 400, addirittura 2000 visualizzazioni in 5 anni, quelli che si vedono meno, 600, 200, ma 20, addirittura 2 visualizzazioni o nessuna in 5 anni, in 10 anni. Allora mi è venuto un dubbio che questa era tanto amica perché voleva avere le visuals mie, ma io dico, non vedeva nulla, ha appena commentato 2 o 3 video e poi appena ha visto che lei non ne riceveva grande beneficio, perché io guardavo i suoi video, gli davo like e li commentavo favorevolmente, però evidentemente non c'è stato quel trapasso di audience che lei si aspettava dal mio canale, che c'ha più iscritti e più views del suo al suo. Allora lì ho capito che anche mi ha lasciato di seguire in Instagram con tutti i suoi profili, perché poi diceva che doveva chiudere degli account e aprirne altri, chissà perché, forse perché avrà scocciato diversa gente prima di me, e ho capito che lei faceva tutti questi giochini qua per avere solo delle visuals, non perché gli interessasse quello che facevo io. E quindi, quando ha visto che anche se io gli commentavo i video, gli davo like in Instagram, in YouTube, in Facebook, quando ha capito che i miei followers non avrebbero seguito a lei, che ha fatto, ha attuato con la strategia B dei bulli, degli stalker, degli haters, ha iniziato a bombardare la mia community di YouTube, i commentari ai miei video e addirittura Instagram e Facebook, i miei profili, le mie pagine, le mie stories, i miei gruppi, con non solo insulti, ma addirittura diceva alla gente che commentava i miei video favorevolmente, non so quali fossero le sue intenzioni, perché la maggior parte dei miei followers che mi commentano non parlano in inglese, oppure parlano in inglese ma che gli può importare di quello che gli dice. Allora iniziava a dire: non seguitelo perché lui è matto, lui è cattivo, non seguitelo perché è finto, perché lui vuole avere visual, se vuole avere like. Ma me lo dice lei, che appunto ha 0 visuals e 0 like nel 90% di video che ha caricato in 4-5 canali di YouTube. E vabbè, cambiando prospettiva, possiamo dire quindi che ho avuto questa scocciatrice seriale che veramente non mi ha scocciato, primo, e secondo, non ha raggiunto i suoi obiettivi di darmi fastidio. Anzi, e voi vi chiederete perché, forse perché c'ho tanta pazienza, in parte sì, perché proprio era così fanatica da scadere nel ridicolo, nella volgarità, nell'assurdo, nel grottesco, ma non solo per quello, anche perché non gli hanno dato neanche
un po' di attenzione i miei followers e quelli che commentavano i miei video, ma perché al contrario mi ha dato più notorietà, cioè durante il periodo in cui lei mi bombardava di commentari haters e durante il periodo in cui commentava le pubblicazioni della community, ho avuto più visualizzazioni del canale, quindi non solo non mi ha recato danno, volendomi lei infamare con i suoi commentari, mi trattava da pazzo, da malato, eccetera, ma addirittura mi ha fatto avere più followers, più visualizzazioni dei video, più visualizzazioni del canale. Addirittura ho avuto un promedio di 3 ore di visualizzazioni nel canale quando lei mi commentava. Addirittura mi manca perché adesso non mi commenta più. Comunque, e quindi voglio dire, gli haters, questo è paradigmatico, credono di arrecare dei danni, ma in realtà ti fanno più popolare. Poi mi ha dedicato 4 video, ne ha cancellato solo uno perché è una vigliacca e io l'avevo denunciato quel video perché ho iniziato ad ascoltarlo ed era pieno di parolacce in inglese. Comunque gli altri li ha lasciato, uno addirittura di 33 secondi. Lei li carica dal cellulare, li fa con il cellulare, con un'applicazione economica e li carica dal cellulare. Non li sta editando nel computer, non gli dà un grande formato. Quindi sono tutti video dilettanti. Lei si filma in macchina, un primo piano della faccia grassa che c'ha da maiala, c'ha la voce di papera, qua qua. Non gli si capisce niente quando parla in inglese. Ma il bello è che nei commentari mi diceva: tu non fai dei video interessanti perché non parli in inglese, non ti si capisce perché parli in italiano. Ma io dico, hai iniziato a seguirmi te? Tu mi hai seguito perché pensavi che io, avendo più followers di te e più visuals, ti avrei fatto avere successo a te, che sono magari un decennio che stai in YouTube e nessuno ti fila. Per non dire un'altra cosa, e se nessuno ti fila, pensa un po' al materiale che tu fai prima di criticare gli altri. Certo, lei non mi capisce perché lei non parla in italiano, ma non è un problema mio, è un problema suo. Se lei non mi vuole seguire, non mi segua. Se lei non mi vuole ascoltare, che non mi ascolti, ma che non dica: i tuoi video non sono interessanti perché non parli in inglese. E io posso dire che i suoi video non sono interessanti non solo perché non parla in italiano, ma addirittura perché c'ha una voce da papera, strozzata in gola, nasale, non si capisce niente. Probabilmente neanche un nordamericano la capisce quando parla, perché sembra che fa dac 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 qua 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 qua, proprio voce strozzata. Comunque mi ha fatto 3 video, l'altro l'ha cancellato da vigliacca perché mi insultava, mi aggrediva verbalmente, aveva paura che gli chiudessero il canale. Ma tanto, anche se glielo chiudono, non ha visuals, non ha 28 iscritti, ha non so quante migliaia di visuals in 10-12 anni, glielo possono pure cancellare, gli fanno un favore, così non perde tempo, va fuori casa a vedere gente vera. Comunque i 3 video che ha fatto hanno avuto 30, 40, 50 visualizzazioni, forse adesso sarà arrivata a 200, e così mi dà più popolarità a me, perché come diceva Oscar Wilde, o bene o male, l'importante è che parlino di me. E quindi così mi conosceranno almeno dalle 4 alle 800 persone in più, che possono venire come lei a criticare i miei video, così aumenteranno le visuals anche di altre persone. Lei pensava di danneggiarmi, e quindi con questo mio breve intervento su quelli che sono gli haters, gli odiatori, gli stalker e i bulli che ti bullizzano, finisco e volevo soltanto dirvi che ci sono 2 sentimenti nel mondo che sono forti, perché l'indifferenza non è un sentimento, e sono l'amore e l'odio. Sono dei sentimenti sconfinati, soltanto che purtroppo quelli che amano non amano con vigore, non amano con passione. Non la maggior parte delle persone che mi hanno seguito in questi ultimi 6 anni e mezzo mi amano, però mi dicono: sai, Santen Chan, che c'è, io non posso guardare tutti i tuoi video, io non posso mettere like a tutti i tuoi video, e ne hai più di 1000, io non posso commentare tutti i tuoi video, ne hai più di 1000.
Quindi l'amore è un sentimento forse più forte dell'odio, ma non sempre si può esprimere. Invece, gli odiatori hanno un sentimento molto più forte perché diventano fanatici, ti odiano a morte, cioè o ti ammazzerebbero o morirebbero loro pur di odiarti. Allora che fanno? Come questa signora hawaiana che mi ha commentato decine di video, come altri che mi hanno commentato decine di video, si siedono. Perché sono, come dice Cicalone Simone, sono degli scorreggioni. Si siedono nel computer appoggiando i glutei flaccidi nella sedia, magari anatomica, che non gli serve a niente perché hanno un corpo deformato. Questi haters passano ore e ore cercando chi odiare, e quando lo trovano in una rete sociale, in YouTube, in Facebook, in Instagram, passano tutti i giorni commentando negativamente tutto il materiale che l'altra persona che loro odiano ha pubblicato, video, foto, post. Infatti questa persona ha perso intere giornate, da quando si svegliava a quando andava a dormire, commentava i miei video, a volte lo stesso video l'ha commentato 200 volte, con dei commentari che faceva dal cellulare, presumo, perché erano corti e che facevano pensare non solo ai problemi, alle difficoltà che aveva a scrivere i commentari nel cellulare, perché li scriveva male anche, ma anche alla ristrettezza mentale di questa persona. Come doveva commentare, fare 10 commentari con frasi brevi, non riusciva a sintetizzare tutto il suo odio, tutto il suo pensiero odio in una frase lunga di 300 caratteri. No, doveva commentare, fare dei commentari piccolini tipo cretino, ti odio, fangala, poi ma perché non parli in inglese? Ero ossessionata. Secondo lei dovevo spiegargli il contenuto di ogni video, ma io dico, ma chiedi alla comunità di tradurre, io non ho tempo di tradurre. E quindi chi odia odia più con più intensità. Se tu sei uno youtuber e cerchi la maniera di raggiungere il successo, devi trovarti degli haters, devi fare dei video che attirino l'attenzione di haters, perché gli haters hanno il tempo e il fanatismo come per mettere dei commentari negativi a tutti i tuoi video. E siccome lo fanno molte volte dal cellulare, seduti in una sedia come degli scorregioni, succede che col cellulare ogni volta riparate la riproduzione del video, quindi faranno avere 300-400 riproduzioni ad ogni video. Scusate, la cipolla di oggi. Io trasmetto tutto nei miei video. Infatti, lei mi aveva detto: ma perché in community hai in un post, voi andatelo a cercare tanto in inglese come in italiano, hai descritto quello che ti è successo nella tua famiglia? Perché io comunico tutto quello che mi succede. Non tengo nulla per me, per quello sono uno youtuber. Allora, con questo vi volevo dire che gli haters, a volte, chi vuole avere molta popolarità, cerca di tutorial su come aumentare le views, le ore di visione, le visualizzazioni del canale, gli iscritti, i like, i commentari. Basta avere un haters e ti aumentano le visualizzazioni del canale, le visualizzazioni dei video che commenta, i dislike che valgono come i like, li volevano togliere ultimamente, i commentari, perché per YouTube valgono le statistiche, non se il commentario è buono o cattivo. E poi mi raccomando, non cadete mai nella trappola dei provocatori, perché loro ti vogliono far reagire male per poi denunciare la tua risposta. Io ho sempre risposto bene a ogni provocatore, non gli ho mai risposto male. E con questo vi lascio il vostro Saint Chan con quest'ultimo consiglio. A presto, ciao.